Ma che appena nato a mezzanotte e 5 ho scoperto subito che bisognava piangere, perché io ero venuto sorridente e allora l'ostetrica mi ha detto: ma che fa, ride, sta che c'è piangiro? Poi mi ha dato due pacche sulle natiche perché dice che così respiravo meglio. Io poi ho pianto perché il dolore mi si portava via. E poi ho scoperto che non ero l'unico al mondo, manco per niente, non era vero, al mondo, quel 18 maggio 1966, a mezzanotte e un quarto, c'erano 3 miliardi e mezzo di persone che abitavano il pianeta Terra. E questa Terra era nata non quel giorno, ma già da 4 miliardi e 650 milioni di anni. Addirittura il cielo, le stelle e l'universo avevano 14 miliardi di anni. Io praticamente quel 18 maggio non contavo niente. Allora mi sono detto: ma come si è creato il creato? E l'ho chiesto a un portantino che stava a passare, stava per staccare. Dico: scusi portantino, cadè, chi è, che è? Dico: sono io, che è? Dico: scusi portantino, ma come si è creato il creato? Ma va a morire ammazzato, e se n'è andato. Pensavo che la domanda chiaramente non era contemplata dal sindacato, quindi ho fatto la domanda alla capo superiore, che lei è superiore, capo superiore a queste cose. Non me le fate queste domande. Insomma, e dissi: scusi, superiora, ma come si è creato il creato? E lei ha fatto dal nulla il tutto. Non ho capito. Dal nulla il tutto. Ed è sparita. E allora ho capito. Certo, è difficile da spiegare anche per la madre superiore. Cioè, diceva: beh, come fa noi così materialisti, come facciamo a concepire la nascita dell'universo intero dal nulla? Se non c'è nulla, non rimane nulla, non ci sarà mai nulla. Come fa a venire fuori il tutto? Eppure è così che dobbiamo immaginare la nostra vita, dal nulla il tutto. Faccio un esempio. Allora, l'universo è un po' come la borsetta di una donna, piccola, minuta, inesistente. Il nulla. E invece tu dici: beh, dentro che c'è? C'è niente. Sì. Metti che a un certo punto, per un motivo X, sta borsetta della donna schioppa. Boom! E per tutta casa si sparge il contenuto di questa borsetta. Una cipria compatta, il lucidalabbra, le forbicine per le unghie, le salviettine umidificate, quelle asciutte, i fazzolettini per piangere, le chiavi di casa, le chiavi del garage, le chiavi del motorino, il motorino, sano sano, col palo per le gallo, la catena, un reggiseno a balconcino, un vaso dei gerani che stava sul balconcino, il sistema di irrigazione per annaffiare i gerani che stavano sul reggiseno a balconcino, gli occhiali da sole, gli occhiali da vista. Una bandierina con su scritto guide turistiche e un pullman dei cinesi che fanno le fotografie e un pacchetto di crackers nel caso venga un languore. Questo può contenere una borsetta di una donna. Io non so se si è capito, questo è un esempio soprattutto che dovremmo fare per i maschi che non hanno la concezione. Allora, siamo più scientifici, d'accordo? Universo, borsetta di una donna. Allora, innanzitutto bisogna tornare a livello primordiale, dobbiamo fare un silenzio cosmico, va bene? Quindi facciamo un buio cosmico, ritorniamo a quello che era all'inizio, buio cosmico, esatto, questo buio cosmico, associato al buio cosmico c'è un silenzio cosmico e questo silenzio cosmico è durato miliardi e miliardi di anni. Un tempo infinito. Ad un certo punto però, in questo buio cosmico, in questo silenzio cosmico, si è sentito un botto. Così. Infatti subito dopo si è sentito subito un mortacci vostra cosmico.